molti ritardi, rinvii, ma finalmente sembra che quello che era un sogno finalmente si stia concretizzando in realtà. Sta arrivando lo standard Matter, che muove i primi passi nel mercato, e questo si è capito perché parecchi prodotti recano già l'indicazione che è compatibile con Matter. Ad esempio i prodotti Hub di IKEA. Ma in poche parole, che cos'è Matter? Matter è quello standard che ci darà la possibilità di eliminare qualsiasi tipo di problema di compatibilità tra qualsiasi dispositivo, tipo il nostro assistente vocale, e un prodotto smart. Qualsiasi prodotto voi vogliate acquistare che ha lo standard Matter, non avete più il dilemma del sarà compatibile, non sarà compatibile. Avrete quindi la possibilità di collegare in maniera poi molto più rapida e funzionale, senza tutti quegli intoppi che si trovava, quelle difficoltà che si trovavano quando si dovevano collegare determinati prodotti smart al proprio assistente vocale. Tant'è che fino a poco tempo fa far funzionare prodotti di diverse marche insieme sembrava quasi un sogno, ma attualmente la cosa si sta concretizzando. La tecnologia si basa sul Wi-Fi, Bluetooth LE e le reti mesh, e la tecnologia sarà ancora di più semplificata grazie a un protocollo Thread. E tutto questo farà sì che i prodotti smart sul mercato saranno sempre più con l'indicazione che sono compatibili con Matter. L'evento per il lancio di Matter è previsto per il 3 novembre e sugli inviti che hanno ricevuto alcune case costruttrici di prodotti smart viene indicato che verrà dedicata una zona dove poter esporre i propri prodotti, e probabilmente non faranno in maniera settoriale queste zone. Magari li metteranno tutti in un'unica zona per far vedere la compatibilità che avverrà tra tutte le case che hanno aderito a questo protocollo. Amazon, Apple, Google, LG, Philips, Samsung hanno già dato l'ok per poter aderire a questo protocollo Matter, anche perché sarà il futuro. Sicuramente poi la versione 1.0, quella attuale, avrà bisogno di upgrade, perché non è tutto oro quello che luccica. Come tutti i prodotti che vengono messi sul mercato, le prime edizioni peccano di qualche bug piuttosto che qualche problemino. Poi col tempo sicuramente andranno ad affinare tutte le compatibilità col protocollo Matter e i problemi piano piano diminuiranno fino ad arrivare, si spera, a zero. Al momento del lancio i prodotti coinvolti in questa operazione saranno quelli più semplici: lampadine, motori per tende, termostati, sensori, serrature e televisori. Anche l'app Google Home e Apple Home saranno considerate dei controller Matter, e anche i Bridge potranno essere certificati Matter. Ad esempio Philips Hub avrà la certificazione Matter senza dover acquistare altri dispositivi e altri hardware. Scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo futuro prossimo, perché ormai il 3 novembre sembra tanto distante, ma è abbastanza vicino. Sicuramente dovremmo capire fino a che punto si spingono queste compatibilità, però il mondo della domotica, almeno quella tra virgolette come la chiamo io, abbastanza amatoriale, andrà sempre di più a semplificarsi. Basta con tutte quelle ore passate davanti a un dispositivo perché c'è una leggera incompatibilità con l'assistente vocale. Speriamo basta con tutto questo, e la felicità di arrivare a casa, accendere qualsiasi prodotto senza dover guardare in tutti gli angoli della scatola prima di dover acquistare un prodotto, e poterlo acquistare serenamente e poterlo utilizzare direttamente a casa. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!